Allora, eccomi qua, eccomi qua. Dunque, ecco il video che volevo fare. Premetto, faccio una premessa. Premetto che questo era un video che non volevo fare, non avevo interesse a farlo. Lo faccio perché forse veramente non so se ho più voglia di fare video su YouTube. Perché il canale era nato come make-up, ok, parlare della mia vita. Però sta diventando una cosa molto invadente, perché ci sono persone che si permettono di giudicare o di parlare non sapendo le cose. Ora, io ci sto, essendomi messa in pubblico, fermi, premetto che quando mi trovate per strada volete fare foto, cose, io sono la prima che non vuole, perché? Perché a me questa cosa non piace, cioè io non ho fatto YouTube per diventare, oh, cioè io non sono una di quelle che vi mette su un profilo Instagram, fatemi delle domande. C'ho da fare anche il bagno all'Eda. Fatemi delle domande perché voglio che sappiate della mia vita. Io non ho mai usato neanche Facebook per questo. Perché? Perché non me ne frega un cazzo che la gente sappia quello che faccio io. Primis. In secundis, purtroppo oramai, purtroppo, dico purtroppo perché la cosa è andata avanti da sola senza che nessuno, né io né voi, si volesse questa cosa, no? Allora, sono una persona che non ha paura né di essere giudicata e né tantomeno di esprimersi, quindi non sono una persona che si nasconde dietro a un dito, non l'ho mai fatto, non me ne è mai fregato un cazzo. Il problema qual è? Forse. Il problema è che voi mi avete sempre visto, a parte sorridente. Perché io non ho mai fatto video lamentandomi di dire oddio, cioè, oh mamma. Certo, avendo un canale YouTube e comunque avendo stretto un rapporto con voi, è normale che un video come quello dell'altro giorno è stato un era un se leggete il titolo, perché forse se si accende il cervello ogni tanto, c'era proprio scritto un vlog come antidepressivo da parte mia. Perché? Perché per me siete una valvola di sfogo, ok? Quindi io non credo e non ci credo che tutte voi non vi sfoghiate con le amiche, non abbiate momenti di tristezza. Non ci credo, va bene, potete dire, ma tanto non è così. Il brutto è che adesso forse non è più un canale dove io esprimo il make-up o comunque la mia voglia di trucco, cioè è diventata più una cosa morbosa. Per esempio, altro esempio, quando sono andata via, anzi, un esempio più pratico, è come questa famosa dipendenza. Quale dipendenza hai? Cioè, sono oramai anni che mi viene detto, quale dipendenza hai? Che cazzo te ne frega? È comunque una dipendenza. Io ti sto parlando di una situazione mia personale, talmente delicata, ok? Che una persona con un po' di cervello o comunque una persona che capisce quello che è, poi giusto, chi non lo capisce non lo può capire, infatti, starebbe cheta, perché una persona che si apre così tanto, tutte le youtuber che voi dite, ah, ma loro ci mostrano solo questo, fanno bene a mostrarvi soltanto una parte, perché? Perché non siete in grado di gestire l'altra. Semplice, basta vedere quali giornali vanno adesso in giro, VIP, chi visto, in cui si parla solo ed esclusivamente della vita privata di persone della televisione, cioè ma fatti cazzi tua, ma che te ne frega di uno della televisione, dov'è, cosa fa, cosa non fa. Quindi, visto che comunque per me ultimamente è un periodo duro, che ci crediate, non ci crediate, io me ne sciacquo le palle sinceramente, perché il periodo duro è per me, lo affronto io e non lo affrontate voi. Sappiate che in questo video sarò molto molto anche forse scortese, perché ripeto che sono in un periodo così e mi sono scocciata di fare sempre la persona educata. Se ci fate caso, in tutti i video o comunque in tutte le tutti si lamentano, no? Delle persone che rispondono male, fanno commenti cattivi. Io non mi sono mai lamentata, anzi, sono sempre stata una persona molto educata e che ha risposto in maniera sempre molto educata. Questa cosa mi è venuta a noia perché a quanto pare non è servita. E a parte non essere servita, non mi interesserebbe.
Ora come ora io ho un momento così e me la sento di rispondere come cazzo mi pare, ho voglia di lamentarmi, mi lamento quanto cazzo mi pare, non ti sta bene che mi lamento? Fai baglioni, cioè la cosa è semplice. Però ultimamente sto veramente pensando di chiudere il canale o comunque di assentarmi dal canale. Perché? Perché a me le cose mi piace farle quando le faccio con il cuore e le faccio con un interesse che mi dà gioia. Perché se a me una cosa mi deve rompere le palle, o comunque sì, a me mi deve stare sul cazzo farla, non la faccio. Ma poi per che cosa? Cioè, a me essere popolare non interessa, a me non mi interessa essere con un... Non me ne frega un cazzo. Quindi, se io ultimamente forse non me la sento più, sto però a fare video. Quindi, mi dispiace per quelle che veramente mi vogliono bene, perché è vero che ci sono veramente delle ragazze che mi vogliono bene, e io voglio bene a loro, e questa cosa a me sinceramente dispiace, perché comunque sono l'unica, penso, che vi risponde a tutte le mail, l'unica che vi risponde a messaggi, ai commenti. Perché vi fate due domande? Ok. Allora, visto che questo video non era previsto, ho acceso il computer perché in casa sono sola e non ho nessun altro. Quindi, per leggere alcuni commenti dell'ultimo video a cui vorrei rispondere e poi chiudere. Non mi arrabbio nel senso, allora, io sono una persona che si infervorisce quando parla. Sono fatta così, è una cosa mia di carattere. Quindi mi infervorisco, si parla di cani, gatti, maltrattati, io mi infervorisco. Quando una cosa, sono fatta così, sono empatica oppure sono istintiva, ditelo come vi pare. Però è così. Quindi risponderò ad alcuni commenti per il semplice fatto che voglio essere chiara. Cioè a me piace essere limpida, non mi interessa quello che pensate, quello che non pensate, non me ne frega niente. Camilla è questo. Camilla è fatta così, ci sono mille canali, cioè voglio dire, andate a guardare gli altri mille, gli altri 99, 999. Ok, allora, io vado un po' a dritto, cioè vado a dritto a seconda di quelli che trovo. Allora, ci sono tanti. Allora, non leggerò naturalmente quelli di sostegno, perché mi sostenete, quindi siete... Love, no? Cioè io elogio, cosa devo, un commento che mi sostiene, è normale, tutte mi devono mollare, tutte. Ah, vorrei anche specificare questa cosa. Allora, io è una vita del lavoro, non ho mai mollato un lavoro, cioè mai, io non ho mai finito, a parte ora all'Atena, quando vi dissi comunque prendevo quella cifra, cioè nel senso, a me se te ti garba andare a farti... Vai pure, io se devo andare a prendere quella cifra non lo faccio perché prendo di più a questo punto con YouTube. O comunque trovo un altro lavoro, cioè nel senso, prendere la cifra che prendevo lì era veramente. Ma poi, secondo me, allora io vi faccio un esempio: mi hanno richiamato ora quelli dell'Atena perché cercano ancora. Voi pensate quant'è? Io ci sono stata 3 giorni e è passato 5 persone, 9. Questo vi fa capire che. Se tutti dicano di sì, la gente se ne approfitta perché loro ci fanno soltanto i soldi su di noi che lavoriamo. Quindi, bimbine mie, se tutti rimaniamo lì perché non c'è lavoro, Dio non c'è lavoro, Dio è un periodaccio, Dio, 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 allora come te mi dici che io mi piango addosso, è lo stesso discorso, io ti dico, allora è inutile fare Dio, 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 muovi il culo e cerchi un'altra cosa. Quindi, io non ho mai mollato un lavoro, mai. Poi, ribadisco, forse sarò un po' viziata. Io sono la prima a dire forse sarò un po' viziata, essendomi sempre mossa con la macchina, essendo a prescindere dai miei genitori, perché comunque Camilla si è sempre data da fare da sola. I miei genitori mi hanno sempre dato una grande mano, questo è vero, sono figlia unica, non hanno mai avuto altri figli, quindi mi hanno dato una mano parecchio. Io questo l'ho sempre riconosciuto. Ma Camilla si è sempre fatta un grandissimo culo, cioè... enorme, che secondo me tante di voi che parlano nemmeno un quarto del culo che mi sono fatta io vi siete fatte voi. Quindi io non mollerò mai il lavoro che ho adesso, ma nessuno ha detto, cioè io lo dico, magari lì per lì vi posso aver detto lo mollavo, in quel momento ero arrabbiata, ma Camilla non mollerebbe mai il lavoro, cioè chi mi conosce un minimo
io non mollerei mai un lavoro. Mi finisce il contratto, boh, basta, cioè, ne cerco un altro. Una addirittura mi ha scritto basta saltare dal lavoro al lavoro, cioè. Ora comunque quel commento ve lo leggo perché ci sarei rimasta molto male, specialmente perché poi in fondo lei mi fa, perché io ti voglio vedere stare bene. Anzi, voglio subito trovare quel commento lì. Quindi, il canale per me deve essere un piacere. Se io ho voglia di fare un video dove mi sfogo e dove mi lamento, lo faccio, cioè. Io vedo, siccome vedo anche altri canali, ho notato anche in altri video, che questa cosa di internet tende purtroppo a far ingazzurrire la gente. Nel senso, tende a far sì che le persone si impiccino parecchio dei fatti degli altri. Ora, impicciarsi va bene, fino a, cioè, c'è sempre un limite, credo. Si sentono in diritto di poter dire determinate cose. Se te vedi 20 minuti di video di una persona, te della persona stessa non sai un cazzo. Ci sono tanti YouTuber che io non seguo perché non mi piacciono e non mi piace neanche il loro modo di, ma non mi metto a giudicare, a sperperare, a parlare. Perché? Perché innanzitutto mi sembra una cosa molto stupida e visto che io mi reputo una persona più intelligente di te, a quanto pare te a quanto pare non mi metto lì a battibeccare. E perché si vede io forse ho una mentalità diversa. Perché comunque io sono cresciuta senza internet, perché ai miei tempi, figurarsi, ora mi serviva il coso delle medie per fare un concorso e non l'ho potuto, perché ho chiamato la mia scuola e mi hanno detto, guarda, visto che io l'ho preso nel 98, mi hanno detto, guarda, ai tuoi tempi non c'era il computer, quindi dobbiamo andare a cercarlo nell'archivio, bim bum bam. Ci avevano tanta voglia, però. Quindi probabilmente anche questo, abbiamo, boh, siamo generazioni diverse, mettiamola così. Ci sono rimasta male di quel commento, perché innanzitutto c'è modo e modo di dire le cose come al solito. Questa è stata molto spavalda, è stata molto maestrina, no? A me le persone che fanno le maestrine mi sono piaciute. Anche perché se tu facessi un quarto della vita che ho fatto io, ciccia, te saresti già a pezzi e bocconi, con i gomiti sbucciati, ci avresti l'osso. Sicché non mi abbasso neanche ai tuoi livelli, perché so che valgo parecchio più di te, perché le esperienze di vita che ho fatto, per quanto siano state negative, quindi già te saresti lì a grugnare con i gomiti. Perché? Perché io ce l'ho fatta e te no, ma ce l'ho fatta in tanti sensi, non nel senso di ce l'ho fatta in tanti sensi. E quindi dispiace perché comunque io non mi sentirei mai, cioè, ma chi cazzo sei? Cioè, se ti trovo fuori, ma chi sei te? Cioè, fammi aprire. Una nel mezzo a mille che nemmeno vedrei. Boh, non lo so, è una cosa è proprio. Allora, devo essere sincera e comunque i commenti un po' più negativi o comunque quelli che mi dicano non mi devo lamentare sono molti meno rispetto agli altri, questo va detto. Eccola qua. Naturalmente non dico chi è perché non mi interessa. Allora, lei mi aveva scritto ieri un commento anche abbastanza normale, abbastanza carino, che però io non avevo risposto perché non c'era niente da rispondere, avevo messo un cuoricino. Cami è un periodo, e mi ci scrive: Cami è un periodaccio nero per molti. L'Italia non dà futuro. La disoccupazione giovanile aumenta sempre di più e i ragazzi si sentono persi e dopo un po' stanchi. Si fanno tanti sacrifici, ci credi, hai speranza, ma poi ti accorgi che non va come vuoi. Cadi mille volte e ti rialzi mille volte. Ma inizi a sentire le ginocchia doloranti. Dobbiamo stringere i denti e andare avanti. Non possiamo fare altro alla fine dei conti. Anche questo non è vero. Se ti arrabbi è peggio e non si va più avanti. Sta cazzo di ruota deve girare ogni tanto. Fai bene a farti un viaggetto, viaggiare rigenera l'anima. Questo era un commento normalissimo, carinissimo, a cui io ho dato un cuore e non ci vedo niente di male, nel senso, anzi. Però si vede poi se è sdata. Io non so che cazzo. Ah no, forse gli ho risposto, aspettate. Esatto, gli ho risposto, lì c'è scritto. Non ho mollato in periodi molto più duri e non lo farò adesso. Però è brutto che un paese come il nostro si debba ritrovare in queste condizioni lavorative. Ora lei mi dice di anzi,
si cade mille volte, ci si rialza, aspetta, stringere i denti, se ti abbatti è peggio. Allora, io non sono così 24 ore su 24, se io ti faccio un vlog dove io mi sfogo, ok? È normale che io in quel momento sia arrabbiata, giusto? Quindi, cioè, non è che io per 24 ore su 24 sono sempre così, ok? E lei ha risposto questo. Ma quali sarebbero questi periodi più duri? Io non voglio farmi i fatti tuoi. Mi baso su quello che mostri, sia chiaro. Quindi credo che tu ti riferisca a periodi in cui sei ricaduta in quella cosa, come è successo poco tempo fa. Ma amore mio, è che adesso finalmente stai vedendo la vita reale. Non come prima che vivevi in un mondo tutto tuo, questo è verissimo. Quello che io cerco sempre di farvi capire è che purtroppo io come tutti gli altri, siamo in un mondo che non c'entra un cazzo col mondo normale, ma ve lo garantisco, cioè, regole diverse, che poi anche lì ci sono delle regole, non è che se arrivi te e non ci sei mai stata dentro, pensi di... no, ciccia, non è sta così. Se arrivi te, non ci sei mai stata dentro, dopo 5 minuti sei in mutande, senza cellulare, senza borsa, e ti va bene se te portano via bene. Io spero di essermi spiegata. Quindi qui ha ragionissima, però già come mi rispondi così, pisci fuori dal vaso. Hai provato a fare la persona adulta andandotene via di casa e sei ricaduta come una pera cotta. Cioè, te cosa ne sai se io prima ero andata via di casa, ero già in una situazione poco bella? Te che ne sai se io non ero mai uscita da questa situazione? Quindi già qui ti metti a parlare di cose che non sai. Adesso finalmente stai maturando, spero, spero. Quindi, e sei arrivato da me alla porta, andare avanti così per tornare da mammina. Questa è una cosa che mi manda a bestia, perché io ho sempre fatto da me, vi posso garantire a me e i miei genitori per quanto mi vogliano bene, anche adesso non riescono ad aiutarmi, ma non perché loro non vogliono, perché purtroppo sono io che mi devo aiutare. Quindi, tornare da mammina a me non me lo può proprio dire, guarda, cioè proprio no. Non sai la mia famiglia com'è messa, non sai i miei genitori che l'hanno fatto. È brutto perché io non mi permetterei mai di dire queste cose alla gente o a una youtuber o chi di per sé. Se non mi sbaglio, questa ragazza mi dovrebbe pure seguire, quindi sappi che ci sono rimasta molto male. Anzi, ora t'ho risposto, cancellerò le risposte, perché comunque la risposta te la do qua. Per me puoi non rispondermi più e puoi anche disiscriverti. Io non ho altro da dirti dopo quello che ti dirò qui. Vi dico soltanto che gliel'ho scritto, ma ora lo tolgo. Muovere la lingua è un muscolo. La lingua è un muscolo, muoverlo è semplicissimo, ok? Il problema bisogna sempre vedere dove si muove e come si muove. Perché io amo il mio lavoro? Perché il mio lavoro, perché io sono molto empatica. I nonnini, per me sono tutti nonnini e le tratto tali. Ci ho combattuto tanto, quanto ho pianto per i miei tempi. Però magari ci sono persone che mi rispondono e non me ne sbatto. Ultimamente, ve l'ho detto, avendo questo periodo, questi commenti mi danno un po' fastidio, perché credo che ognuno debba pensare a casina sua. Io mi metto in gioco, metto la faccia, addirittura te non metti né il nome né la foto. Quindi io posso parlare con un nickname, che tiriamo un po' fuori le palle se davvero si vuole parlare con le persone e comunque avere uno scambio, no? Perché avere uno scambio è un conto, trattare una persona in questa maniera è un altro.
Quindi, ora scusatemi, voglio cancellare questi commenti, le mie risposte e via. Quindi, se te mi segui da tempo, chi mi segue da tempo lo sa che, cioè, io non rispondo solitamente così, no? Cioè, io non ho mai risposto così. Da mammina, adesso stai maturando e questo è vero, comunque sia, finché fai uso, ti fermi, cioè, ti rimani lì. Bloccata, cioè non cresci né mentalmente né fisicamente. Io ho purtroppo il fisico di quando avevo 14 anni, perché io da 14 anni cominciavo ad andare a ballare, cominciavo ad andare alle feste, cominciavo a drogarmi pesante e il mio fisico si è bloccato. Quindi non cresci né mentalmente né fisicamente. Tante cose che lei ha scritto sono vere, quello che mi ha dato fastidio è come l'ha scritte, torna da mammina, cioè amore, cioè ti prego. Quindi non sono mai nemmeno stata una che se l'è mai presa più di tanto, comunque sempre stata una e ho cercato di interagire, perché se metto la mia faccia su YouTube vuol dire che mi metto in gioco e vuol dire che accetto sia le critiche che sia il buono che il cattivo, però c'è sempre modo e modo di dire le cose, perché se devi rispondere a cazzo ci si può trovare fuori e poi faccia a faccia vorrei vedere cosa mi dici, capito? Niente, quindi cercherò di rispondere. Poi, da mammina, adesso stai maturando, spero, e stai vedendo quanto è difficile crearsi delle vere basi solide. Allora, io ho avuto delle vere basi solide. Io nel periodo che ho cominciato a fare video, lavoravo alla domiciliare, io ho lavorato in domiciliare 6 anni, avevo delle basi solide, perché comunque era anche un periodo molto più tranquillo. Più tranquillo, non pulito, più tranquillo della mia vita. E anche lì ho dovuto smettere per una questione di partita IVA, perché se dovevo lavorare, il lavoro che facevo io non è un lavoro muratore o comunque chi per sé che puoi aprirti una partita IVA e poi pagare le spese. Facendo un mese di notti, cioè un mese di notti tu uccidi e più che altro poi non sei neanche in grado di lavorare per bene. Cioè, questo lavoro va fatto con la testa. Quindi, le basi solide non me le sto creando neanche adesso, capito? Perché io, ragazze, è 6 mesi, 8 mesi, anzi, sono bloccata al 6, è 8 mesi, mi ci vorranno anni, anni, e questi momenti ce l'avrò per anni, capito? Ma da qui si vede che lei ci mette le mani in queste cose, si vede una persona che non ha mai fatto uso di niente, non ha mai avuto una dipendenza, quindi maggior ragione dovresti stare zitta o comunque rispondere in un altro modo. Ho ricambiato lì per un'altra volta. Quindi, delle basi solide. Quindi, da una parte, quello mi dispiace. È che quello che ha detto è pure giusto, cioè, capito? Cioè, sarei stata pure contenta di rispondere a un commento del genere perché era giusto tante cose che mi ha detto, ma l'ha scritta in maniera strafottente. Lei dice che, in fondo mi dirà, ora ve lo leggo, che in realtà mi vuole bene, mi vuole vedere star bene e gli dà fastidio il mio modo di fare che mi sia lamentata. Cioè, Stellina, capisci allora il motivo per cui mi sto lamentando? Capisci che probabilmente ho dei problemi in questo periodo molto più seri di quello che credi? Anche perché poi mi ha scritto se c'hai la salute, la famiglia. Te probabilmente non abito, io non ho nemmeno la salute dovuta a questa vita. E ho cose parecchio più grosse di quello che credi. Quindi, cioè io non voglio essere cattiva, anzi guarda, mi voglio proprio pacare ora, perché non mi voglio abbassare su livelli, no? Però mi dispiace che una persona possa veramente arrivare a dire delle cose, cioè io le dico a chi conosco. Vabbè. Quindi, delle basi sue. Alla fine sei tu che decidi di ricadere. Assolutamente non è così, attenzione, anche questo non è vero. È vero fino a un certo punto, purtroppo spesso dipende da te, ma c'è anche un contorno intorno a te, eh? Attenzione. E io poi ribadisco, sono 8 mesi, bimbe, 8 mesi, cioè io sto a fare, ho fatto i salti mortali, cioè io parlo con persone che se ne intendono, non con te che te ne intendi in sai in cazzo, per me ribadisco, io voglio essere chiara, per quello ti sto rispondendo,
Avendo parlato con persone che se ne intendono, ho fatto anche più di quello che pensi. Quindi a me mi basta quello, che persone che se ne intendano mi dicano: guarda Camilla, dagli piada, perché... Allora, se tu arrivi a dire, ma qualcuno ti mette la pistola alla tempia e ti spinge a fare queste cose, ogni volta dici che non è facile. Ah, Cami, cresci, che fai, le stai a copiare? Le cose difficili nella vita sono altre. Cioè, capito, lei me lo dice, ma ho avuto un tumore ora, no. Cioè, vabbè. Ringrazia la salute e la famiglia. Quindi ringrazia che te incapisci in cazzo. Che veramente, guarda, alzo le mani. Cioè, un merito, davvero. Camilla. Comunque. Sei fortunata e anche tanto. Capisco che dici che ti lamenti troppo, ma capisco anche per te questo modo di sfogarti. Infatti ci chiami le tue boe, sappi, e tu non sarai mai più una mia boa, perché una boa non mi direbbe questo. Cioè, ribadisco, c'è modo e modo di dire le cose. Te non puoi pretendere di dirmi queste cose come se tu fossi una persona che conosco da una vita e non lo sei, di me non sai niente, ok? È per quello che io mi sono arrabbiata. Ma datti per da fare per davvero, datti da fare per davvero. Non saltare da un lavoretto all'altro senza concludere niente. I soldi finiscono eppure il tempo. Volevi fare la tatuatrice, ad esempio? Metti sti cazzo di soldi da parte e diventalo una buona volta. Probabilmente non lo voglio davvero. Te cosa dici? Ma l'imbecille so io che me la prendo, perché come vi ho detto, di solito non me la prendevo e scacazzavo, così dovevo fare. Poi mettici la buona volontà, la sua storia, la storia del difficile è una cosa mentale e oramai non regge più. Allora, io lo so che è una cosa mentale, e la cosa che mi fa più arrabbiare è che anche questo mio stato d'animo dipende da me. Dipende dal mio dalla mia testa, però purtroppo non sono io che comando la mia testa, cioè sì, sono io che comando la mia testa, ma una serie di situazioni, io se fossi stata furba avrei fatto un altro tipo di percorso, quello che ho cominciato, l'ho voluto fare in un altro modo, perché io sono tosta, so così, e io fo da me, non c'ho bisogno né di te né dei tuoi consigli e né tantomeno di altre cose, perché io ci ho dormito per strada, te no, quindi penso, cioè, di che se deve parlare? Quindi sto facendo tanti sforzi e probabilmente ora sono un po' stanca solo per quello, ma nessuno tornerà indietro, ma nessuno farà un'altra cosa, ma nessuno, niente di niente, anzi, però io sono questa, quando voglio non smetterò di fare video, perché mi piace comunque truccarmi, mi piace condividere delle cose con voi. Però per favore evita, disiscriviti, perché tanto non ti blocco, perché non so il tipo, però ti posso garantire che è triste che tu scriva queste cose a una persona che non hai nemmeno mai visto di persona, e è triste, molto triste. Comunque finisco, perché poi basta, gli ho dato anche troppa importanza. Oramai non regge più, per un autoproteggerti, ma Cami non sei una ragazzina, ogni volta dici e non molli, però io ti vedo sempre sullo stesso punto. Ah, ecco, lei mi vede sullo stesso punto. Non vai mai avanti, resti sempre fissa, ora state mettendo i soldi da parte per andare a convivere, ma questa non dovrebbe essere la priorità. Secondo me sbagli, dovresti... Ecco, intanto qui c'è stato un secondo me sbagli, è diverso. L'approccio che ha dato con questo secondo me sbagli è diverso, l'avrei accettato di più. Dovresti pensare prima a realizzarti e poi a tutto il resto. Io il mio lavoro è 13 anni lo fo, cara Stella, quindi vuol dire che il mio lavoro mi ha sempre realizzato, io non ho bisogno di cercare altre cose. Sì, forse altre cose mi realizzerebbero lo stesso, ma il mio lavoro a me mi garba, io lo fo volentieri, mi alzo alle 5 la mattina, anzi alle 4 qualche volta.
E ti garantisco che a me piace. Quindi io, la mia vita è sempre stata, per quanto era bellissima, io non avrei mai cambiato niente. Secondo me sbagli, dovresti pensare prima a realizzarti e poi al resto, altrimenti farai sempre gli stessi errori. Vedi la storia con Aline, aver bruciato le tappe in men che non si dica. Questo conferma il fatto che vuoi qualcosa su cui aggrapparti per andare avanti, ma non deve essere così, devi imparare a stare in piedi da sola, devi rendere stabile prima te stessa, il suolo su cui cammini, devi essere tu stessa per non crollare. Ed ora non me ne frega niente di passare da stronza, ma io voglio che tu stia bene seriamente, alle volte è giusto essere duri. Allora, io non lo so, sono allibita. Non puoi saperle queste cose. A me quello, guarda, mi farebbe davvero piacere avere una persona che comunque mi dice le cose come stanno, perché è bello che qualcuno ti dica le cose come stanno. È giusto, anzi. E io non sono una persona che si tira indietro su come in realtà le cose sono. La cosa che mi dà fastidio principalmente è che veramente te non hai neanche idea degli sforzi che io sto facendo, non hai nemmeno idea di quanto Camilla si è sempre sorretta sulle gambe da sola. E forse veramente ci sono delle cose che io ancora non ho chiarito, ma vado anche da uno strizzone apposta, cioè per farmi aiutare su questo, ragazzi. Quindi, però, sappi che questo momento mi ha dato molto fastidio. Non è che sei passata da stronza, sei passata da persona molto indelicata e da persona anche molto poco, non voglio dire intelligente perché non voglio essere come te. Non hai avuto tatto, ecco, perché c'è modo e modo di dire le cose, le puoi dire anche giuste e dure, però in un altro modo, nel senso che non mi conosci, non puoi entrare in determinati dettagli, ok? Comunque, per me è un periodo duro, io te lo ridico, se ti sta bene bene, se non ti sta bene vattene, non mi interessa. Sto facendo davvero tantissimi sacrifici, però sono contenta di farli, perché comunque poi mano a mano, giorno per giorno, sono sempre più contenta. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla, sono abbastanza serena, poi sono di riposo, quindi mi finisce a breve il contratto, io ho già mandato mille curriculum. Non è che, ripeto, che sono io che salto dal lavoro a lavoro, ma purtroppo quello che l'unico che potevo avere fisso era Radda, ma ragazze, cioè, non c'era un rendito di soldi. Cioè, io mettevo 700 euro di benzina e ne prendevo 1100, quindi non era possibile. Quindi devi anche ragionare su questo. Ma ho trovato un'altra casa di riposo spettacolare, l'orario perfetto, prendo un botto di soldi. Arrivandoci con il treno non ce la faccio ad arrivare perché non c'è gli orari. E con la macchina ci metterei la metà, nemmeno 1000 euro di benzina, perché poi io ho 1400 benzina che consuma da pazzi. Dire il muscolo, ragionate, ragionate, aspettate. Diceva che non mi salvava più il pezzo, che se me lo dava via impazzivo, quindi per favore, prima di dar fuoco e di dare polveri alla lingua, ragioniamo davvero, perché non siamo tutti uguali, perché non tutti abbiamo le stesse situazioni. Accetto le critiche, voi lo sapete, ma fatele in un certo modo, perché da qui in avanti, se no Camilla vi manda a cacare, perché mi sono scocciata di fa la buonista quando la vita è la mia, comunque decido io se lamentarmi o non lamentarmi, se fare un trucco, se non farlo, se cacarmi addosso, se lasciare la merda o cambiarmi il pannolone, ok? Quindi, detto questo, è tardi, devo andare a mandare dei fogli per un concorso. E poi il video è stralungo, quindi facciamo basta. Vorrei anche leggere qualcun altro commento. Un altro mi dice: anche io ti vedo meglio a fare le pulizie. Cioè, ti ho mai visto lavorare? Cioè, a me chi mi vede fa l'osso e dice: cioè, è il tuo lavoro a vita. Cioè, voi non potete capire come so io al lavoro. Però non mi importa, dai, lo capiate, l'importante è che lo so io. Io vi mando un enorme bacione. Dopo vi voglio fare l'altro video di risposte sulle domande del lavoro, perché ora è tornata la mamma, ora andiamo dove dobbiamo andare, poi vi faccio l'altro video. Vi mando un grande bacio, siete le mie boe, fate brave, spipeggiate poco.